Yo ho ho! Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Come avete letto dal titolo qua sotto, oggi sono qua per fare i My Mailbox di gennaio 2014, il primo My Mailbox dell'anno e sarà un My Mailbox molto ricco. Quindi partiamo subito. Come dice un proverbio, via il dente, via il dolore. Quindi facciamo contenta Ele e partiamo subito con uno degli autori per cui ho fatto dei gran recuperi questo mese. E facciamo anche molto contento Pandoro per questo motivo. La prima in senso negativo, contenta, e seconda in senso positivo. L'autore di cui questo mese mi sono particolarmente data ai recuperi veri e propri, in realtà non è uno solo, ma sono due. Ma di questo in particolare, sto parlando di Clive Barker. Di cui ho recuperato davvero parecchi libri, tanti, e in realtà ne sto aspettando anche un altro che però vedrete nel prossimo video acquisti. E in realtà anche gli altri libri sto aspettando, però li vedrete sempre nel prossimo video acquisti. Il primo che vi mostro è l'unico libro nuovo di Barker che ho preso ed è Abarat assoluto a mezzanotte, appunto, il terzo che compone la saga di Abarat, uscito 2 mesi fa per conto di Rizzoli, in libreria. Copertina cartonata con la sovracoperta, pesa 6 kg sto libro, al prezzo di copertina di 24 euro, tutti meritati per l'edizione che Rizzoli ci presenta, io però l'ho pagato di meno con i miei soliti sconti. L'edizione è meravigliosa, come al solito anche abbiamo all'interno le illustrazioni di B. Come nei primi 2 volumi dell'edizione, però prima quella della Fabbri Editore. Insieme a questo sono uscite anche le 2 ristampe economiche in edizione Burr, però non so se quelle hanno le immagini come nella prima edizione appunto di questa saga, come in questa appunto cartonata. Sono davvero molto felice di essere riuscita finalmente a prenderlo. Non lo leggerò subito, anche perché devo leggere ancora anche i primi due, che aspetterò a leggerli in quanto non si sa ancora quando usciranno i prossimi due, contanto che è una saga composta da 5 libri. Quando saprò che li avrò tutti e 5 fra le mie mani, allora potrò pensare di leggerla. Prossimo libro che ho recuperato di Mr. B è Galilee, edizione della Sonzogno. Questa è la prima edizione, cartonata con la sovracoperta. Prezzo di copertina di 17,56 euro o 30.000 lire, come segnato qua dentro. Io l'ho pagato poco perché l'ho preso insieme a un altro libro, che è questo, Infernalia, che in realtà io già ho letto, di cui vi ho già parlato qua sul canale l'anno scorso, intorno a giugno, mi pare di ricordare. Mi mancava, lo volevo però avere in cartaceo, e di tutti e due ho pagato 7 euro, comprese di spese di spedizione, quindi li ho trovati veramente a pochissimo. Mi sono data il pirataggio questo mese. E quindi di questi due ho pagato veramente poco. Questo, come sapete, già l'ho letto e mi era piaciuto particolarmente. Magari vi lascio appunto qua nel video dove ne avevo parlato. E io questo vi consiglio sempre, ve lo consiglio sempre per iniziare a leggere i libri di Mr. B. E poi appunto Galilee, che è uno appunto dei romanzi che ha scritto, è bello cicciottone, e anche questo appunto non l'ho letto, se mi sono data intanto al recupero e pian piano li leggerò, e quando ovviamente lo leggerò ve ne parlerò, però sono davvero molto molto curiosa. Epico, erotico, fantastico, un po' tutti i generi che tratta Barker, e quindi vedremo, perché mi incuriosiscono sempre tanto i suoi libri e poi il suo modo di scrivere. Voglio leggere Prima, spero di leggere il prima possibile un suo romanzo, il prossimo sarà Apocalypse, nonché appunto il primo romanzo suo che leggerò. Poi ho recuperato Libro di Sangue, edito anche questo Sonzogno, copertina cartonata, quindi prima edizione. Questo in realtà è il quarto dei libri di sangue, e l'ho preso anche questo all'usato e l'ho pagato veramente poco, mi pare sui 5 euro comprese di spese di spedizione. E questo appunto è il quarto, quindi lo leggerò in successione, però più avanti, perché questo apre il secondo ciclo dei libri di sangue. Quindi adesso leggerò poi Sudario, così finirò il primo ciclo dei libri di sangue, e più avanti mi darò anche al secondo libro, che è composto da Libro di Sangue, Libro di Sangue 2 e Libro di Sangue 3, che appunto sono gli altri 3 libri di sangue, quindi vedremo anche questo. Ho poi recuperato Everville, questa però è l'edizione bestseller della Sonzogno, anche questo è un bello ciccione. Tutti i romanzi di Barker, a parte forse qualcuno, sono tutti belli ciccioni. Everville fa parte del ciclo di Book of Heart, di cui fa parte anche Apocalypse, quindi diciamo che è un
una specie di sequel di Apocalypse. Questo l'ho pagato 5 euro, compreso di spese di spedizione, anche questo l'ho preso all'usato, costava 9.900 lire o 5,11 euro comunque, più o meno sono rimasta lì con il prezzo. Vedremo, anche questo sono sempre molto molto curiosa, quindi pian piano li leggerò tutti, tanto mi sono data al recupero. Ultimo libro di Barker, così Eleonora è contenta, è Gioco Dannato, in questa edizione della super bestseller della Bompiani, anche questo l'ho pagato pochissimo, nonostante tutto, e anche questo in realtà è molto piccolino e vedremo appunto anche questo come sarà. Mi sono letta la trama, questo in realtà è scritto piccolissimo, quindi dovrò mettermi 25 occhiali per leggerlo, però vabbè, ci divertiremo e vedremo anche questo poi come sarà una volta che lo leggerò. Finita la parte via il dente, via il dolore, passiamo a quelli che sono libri di autori giapponesi più libri di un altro autore di cui mi sto dando al recupero sfrenato. Partendo però dagli autori giapponesi abbiamo Guanciale d'erba di Natsume Soseki, edito dalla edizione Beat, però l'edizione originale è la della Neri Pozza, prezzo di 9 euro e l'ho pagato col 15% di sconto su IBS. È un'edizione rossurata, non ho mai letto niente di Soseki, nemmeno Io sono un gatto, che però possiedo in digitale, quindi diciamo che... Prima di partire da quello, che so che ha pareri molto contrastanti, volevo iniziare a leggere da qualcosa di cui ho sentito parlare in maniera più positiva, che è Guanciale d'erba. Però leggerò anche Io sono un gatto, perché è un libro che mi ha sempre incuriosito, quindi vedremo un po', partendo però da questo qui. Poi, dato che nel mese di febbraio mi sono imposta una TBR e leggerò insieme a Eleonora due libri di autori giapponesi, uno è Grotesque della Natsu Kirino, l'altro è un libro che lei aveva trovato all'usato di Junichiro Tanizaki, che però a me mancava, e ci siamo imposti di leggere anche quel libro assieme, così l'ho comprato, ed è Morbose Fantasie, appunto, di Junichiro Tanizaki. Prezzo di 6 euro, però l'ho pagato con il 25% su IBS per gli sconti che ci sono di Feltrinelli, che valgono fino al 14 di febbraio, se ricordo bene. Quindi approfittatene perché ci sono appunto i libri dell'Universale Economica Feltrinelli scontati al 25%. È un libro di cui comunque non ho mai sentito parlare di Tanizaki, però mi incuriosiva la trama, abbiamo deciso di leggerlo assieme e quindi l'ho comprato, comunque l'ho pagato veramente pochissimo. Poi ho preso due libri non scritti da autori giapponesi, ma sono due libri che trattano dell'arte di epoca Edo, quindi in particolare dell'ukiyo-e. Sto parlando di due artisti che a me piacciono particolarmente. Il primo è Hokusai, che come sapete a me piace moltissimo, in questo caso abbiamo per esempio un ritratto della grande onda delle vedute del Monte Fuji, e all'interno si descrive tutta la vita, sia vita biografica che artistica di Hokusai, con anche immagini appunto delle sue tavole di ukiyo-e, della sua vita, insomma. Sembra un libro davvero molto interessante, è edito dalla Giunti, prezzo di 6,90 euro, però io l'ho pagato con il 25% di sconto, anche questo è scontato fino a fine mese, quindi nel caso siete interessati magari approfittatene. Fa parte della collana Vita d'Artista, che comprende comunque molti artisti, vari artisti, quindi magari approfittatene. Ed è stato scritto da Francesco Morena. E sempre scritto da Francesco Morena è anche il prossimo libro, che parla però in realtà di Utamaro, che è un altro autore molto famoso in realtà per le sue tavole di Shunga. I Shunga sono le tavole di ukiyo-e in stile erotico, che ovviamente non vi mostrerò, anzi già qua si vede qualcosina, ma non è nulla di chissà quanto sconvolgente. Anche Utamaro è un autore, appunto come Hokusai, che a me ha sempre molto affascinato per il suo modo di disegnare, per la sua arte in epoca appunto Edo, quindi si parla della fine dell'epoca classica giapponese, sia letteraria che appunto come filone storico. E quindi, avendo trovato questi due libri scontati al 25%, anche questo edito dalla Giunti, ne ho voluto assolutamente approfittare e così li ho presi. Anche qua si parla della vita dell'autore, della sua editoria, della sua arte, quindi li leggerò sicuramente per, diciamo, acculturarmi un pochino di più su questi due autori, di cui comunque già ho studiato qualcosa studiando letteratura giapponese classica quando la fece all'università, però di cui volevo sapere qualcosa in più. Passando all'altro autore di cui mi sto dando al recupero sfrenato di libri, per ora me ne sono arrivati tre, in realtà ne sto aspettando altri 4-5 buoni.
Li ho presi tutti fra scambi vari o comunque siti di libri usati. In questo caso uno l'ho preso da eBay e gli altri due li ho presi da due scambi. Il primo è Skeletri, sto parlando come avete potuto notare di Stephen King. Questo qua è un libro letteralmente fuori catalogo, l'ho trovato in scambio per fortuna perché altrimenti si fa molta fatica a trovare. Edizione della super bestseller della Sperling Paperback, e questo qua è una raccolta di racconti, della raccolta di racconti che contiene il racconto Nebbia, da cui è stato tratto il film The Mist. Il film a me è piaciuto molto, però so comunque il racconto essere molto diverso, quindi sono veramente curiosa di leggerlo. È un bel mattoncino per essere una raccolta di racconti, quindi vedremo un po' come sarà. Voi sapete, io lo sto leggendo in ordine di pubblicazione. E quindi preparatevi per esempio questo mese a sapere qualcosa sulle notti di Salem. Intanto abbiamo Skeletri, poi ho preso da eBay Cose Preziose, stessa edizione super bestseller della Spelling Paperback, anche questo è un bel mattonazzo che conta parecchie pagine e come al solito in questa edizione è scritto particolarmente in piccolo. Ho visto la recensione che ha fatto Davide, appunto David Hook, e mi ha davvero molto molto incuriosita, così intanto sono andata alla ricerca di questo libro e comunque sto puntando a recuperarmi tutti i libri cartacei di Stephen King, ovviamente con calma e soldi permettendo, e l'ho trovato a pochissimo su eBay, l'avrò pagato sino a 4 euro, così ne ho approfittato e l'ho preso, quindi eccolo qua. E l'ultimo libro che ho preso in scambio è La tempesta del secolo. Questa però è l'edizione Mondolibri, ma per non averlo pagato va benissimo. E questo mi incuriosisce moltissimo per il semplice fatto che ha una struttura molto a sceneggiatura cinematografica. Quindi sono davvero molto curiosa di leggerlo. Vedremo poi come sarà ora che ci arriverò, perché è molto avanti con gli anni. Io sono ancora ai suoi romanzi iniziali. L'unica pecca purtroppo è che c'è questa cosa qua dietro, ma troverò il modo di tirarla via, quindi vedremo. Come ho detto, ne sto aspettando altri di King, quali per esempio Desperation e i Vendicatori, così da fare il puzzle con le copertine. Sto aspettando L'Occhio del Male, insomma, ne sto aspettando parecchi, che li vedrete nel video prossimo del prossimo mese. Ultimi libri che vi vado a mostrare sono libri che ho ricevuto anche questi fra scambi vari e acquisti fatti da IBS sia sito che online o comunque all'usato. Il primo libro è uno scambio ed è 1984 di George Orwell. È un libro che da sempre volevo leggere e l'ho trovato in scambio su Anobi, così ne ho approfittato subito e eccolo qua. Lo leggerò sicuramente molto presto. Conto entro l'anno perché è un libro che da tantissimi anni volevo leggere e quindi lo leggerò non tanto tempo in là. Poi ho trovato La gestà dell'usato, Madame Bovary di Flaubert, non è tenuto alla perfezione ma va benissimo, delle edizioni della Burr, della Rizzoli, dei classici moderni. Questa è una grave mancanza che mi sento di non aver letto e quindi avendolo trovato a 2 euro ne ho approfittato e l'ho comprato. Non so quando lo leggerò, ovviamente, perché comunque con i classici bisogna andare un attimo coi piedi di piombo, nel senso non è che posso leggere 25 classici tutti assieme, o tutti in una volta, tutti in un anno, però conto di leggerlo prima o poi, proprio perché è una mancanza che mi sento di non aver letto, e quindi l'ho preso e lo leggerò di sicuro. Altro libro che ho preso, anzi che ho commissionato e mi hanno preso, è, a parte questo qua, ma è purtroppo un difetto di fabbrica, avevano l'ultima copia quindi non l'ho lasciato là, è stato Curarsi con i libri di Ella Bertold e Susa Elderkin, rimedi letterari per ogni malanno. È edito dalla Sellerio in questa edizione che ha una sovracoperta, ma che la sovracoperta è attaccata alla copertina, prezzo di 18 euro, ma che ho preso sempre con lo sconto del 15% da IBS. Questo libro è una figata, l'ho bramato per dei mesi e finalmente è nelle mie manine. È davvero una cosa meravigliosa. È bello ogni tanto aprirlo, leggersi un malanno o comunque un problema e trovarsi i libri che questo libro consiglia con tanto di spiegazione del perché questi libri sono consigliati. Quindi è sicuramente un acquisto che consiglio di fare agli amanti della lettura, assolutamente. L'unica pecca è che questo libro ha la facoltà di farti aumentare la wishlist di parecchie pagine. Però sicuramente non può mancare la libreria degli amanti della lettura. Ultimi tre libri. Il primo libro è in realtà un libro che avevo preso a dicembre, ma che ci ha messo 3 settimane ad arrivarmi qua a casa da IBS per il fatto delle feste e tutto. Ed è il primo libro della saga di Lemony Snicket, appunto una serie di sfortunati eventi, un infausto inizio. Edito da Salani, prezzo di 11 euro, ma che ho pagato sempre con lo sconto del 15%. È piccolino, piccolino, questa è la nuova edizione, non è la prima.
conto pian piano di recuperarli tutti. Il film l'ho visto, mi è piaciuto un sacco, ma penso di averlo visto una marea di volte. E poi sono sempre stata incuriosita dal leggere i libri. Così, tanto ho preso il primo e pian piano recupererò anche gli altri. Ultimi due. Il primo è l'ultimo libro che mi mancava per completare la saga di Ramses di Christian Jacques, e per questo ringrazio appunto una ragazza che mi ha detto che vicino a casa sua, in una libreria di libri usati, c'erano, così che io sia riuscita finalmente a completarla e quindi piano piano possa finalmente iniziare a leggerla, perché come sapete non avrei iniziato a leggere questa saga finché non avessi trovato l'ultimo volume, che come sapete sono 5 volumi un po' fuori catalogo e si fa un po' fatica a trovarli, e qua da me non era facile, anzi qua da me proprio non si trovavano. Ultimo libro arriva da uno scambio, e di questo libro ho sentito parlare molto bene da Zoom Books, che saluto e mando un bacione grandissimo, ciao Zoom, ed è Angelology. Ho fatto questo scambio con Haru-chan Yazawa, che saluto, ciao, visto arrivato, tutto a posto. E sono molto curiosita da questa storia, appunto perché Zoom ne ha parlato benissimo, e quando ho visto che lei lo aveva in vendita, appunto le ho chiesto se era disposta a scambiare, e quindi eccolo qua. Sono davvero molto curiosa, quindi vedremo. È il primo di una saga composta da 2 libri, se non sbaglio. Sono davvero molto curiosa. È un bel mattonazzo, non me lo aspettavo così grande, pensavo fosse più piccolo, però vedremo poi come sarà, perché sono davvero molto molto curiosa. Da quello che so è un genere appunto young adult, un urban fantasy che parla di angeli, però scritto in maniera diversa, comunque con angeli diversi rispetto al solito che ci propinano ultimamente. Quindi vedremo, sono davvero molto curiosa per questo libro. Penso che lo leggerò entro un anno, oppure massimo più avanti, magari l'anno prossimo, anche perché quest'anno mi sono imposta di fare molte letture già programmate. Ok ragazzi, il video è terminato, io spero che sia stato di vostro gradimento. Come vedete, come al solito i libri sono tanti, non mi sono data tregua, però diciamo che quest'anno mi sono data più che altro ai recuperi e al brigantaggio. Noi ci vediamo al prossimo mese con questa rubrica e vi auguro un buon proseguimento di weekend e di giornata. Ciao, un bacione!